Dai, vieni qua, non mostrare la coda, vieni qua. Sì. Quando hai finito io comincio. Bravo, proprio in mezzo. Mettiti più in qua che così ci parliamo tutti e due qua in mezzo, no? Che dici? Ti sposti un po'? Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi abbiamo con noi di nuovo l'ospite che però vi dà le spalle, quindi perdonatelo. Oggi vuoi filmare solo tu? Posso filmare un po' anch'io? Mannaggia. Se mi sposto di qua, ti sposti anche tu? Dunque, dicevo, vuoi fare la star oggi? Saluta i nostri amici. Mannaggia, Felix. Mannaggia, posso filmare un po' anch'io? La smetti di spostarti dove ci sono io? Vieni qua, dai, guarda, Felix, guarda. Ti piace? Ti piace? Dai, mettiti qua su, dai. Madonna santa, fai la nannetta qui sopra, dai, che così io filmo un po'. Sì, però, Felix, così, no, ma, piano! Allora, ho capito che la coperta ti piace. Adesso vai a dormire un po'. 5 minuti filmo e poi facciamo le coccole, va bene? 5 minuti, Felix. Dai. Oh là, fai il bravo gattone. Fai. Niente, mi sa che oggi dovrò filmare così. Allora, ricominciamo. Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi nuovo video DIY e ci sarà anche oggi il nostro ospite a darci una mano. Oggi andremo a realizzare una carta decorata in un modo molto molto particolare. Avevo realizzato qualcosa di simile tempo fa, vi lascio come sempre nel pallino informazioni o giù nell'info box il link per capire di che video sto parlando. E niente, utilizzeremo degli stampini particolari per realizzare della carta decorata. In base al tipo di carta in cui andremo a realizzare questi disegni, potrete utilizzarla per diversi utilizzi. Però prima andiamo a creare la nostra carta decorata e poi vi mostrerò i vari utilizzi. Lasciate un mi piace al video e a Felix, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina se ancora non l'avete fatto. E niente, partiamo! Quello che vado a fare io è praticamente andare a prendere un cespo di bietole a coste e tagliargli il fondo. Andrò ad utilizzare proprio la parte finale che vado a colorare, a riempire di colore. Io mi aiuto con un pennello, ma si può anche versare in un contenitore e andarlo ad intingere all'interno. Vado appunto a riempirlo di colori a tempera, nel mio caso anche i colori acrilici andranno benissimo, e vado ad utilizzare questa parte di costa appunto come stampino. Quindi lo riempio appunto di colore e poi vado a timbrare il mio foglio in modo un po' sparso. Siccome non sempre le rose vengono bene, vado a risistemare quelle che non sono venute proprio benissimo, andando ad aggiungere un po' di colore con un piccolo pennellino, semplicemente andando a realizzare dei tratti a spirale, e vedete che prendono le somiglianze di rose. Una volta che ho riempito bene tutte i petali delle rose,
vado a realizzare ulteriori decorazioni. Io a questo punto utilizzo dei pennarelli perché non ho altri colori a tempera a disposizione ed aggiungo alle rose anche delle foglioline. Ed infine, per riempire anche gli spazi vuoti, ho deciso di disegnare anche dei piccoli pois azzurri. Quindi ecco qua il risultato finale. Come vi dicevo prima, in base al tipo di carta che utilizzate, potete utilizzare questa carta decorata poi in modi diversi. Se la realizzate su cartoncino, potete utilizzarlo poi per fare un biglietto di auguri, oppure se utilizzate della carta fina come questa, la potete utilizzare per incartare dei regali, oppure ancora potete utilizzarla per rivestire i quaderni. Questa carta specifica andrà benissimo, per esempio, per la festa della mamma, per San Valentino, per qualche compleanno. E niente, con questo è tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. E adesso aspetto sotto tutti i vostri commenti. Fatemi sapere anche voi come utilizzereste questa carta decorata. Ciao!